L'ortofrutta trevigiana e in particolare del Veneto a Fruit Logistic 2010 a Berlino. Di tutto questo ne parleremo con la nuova puntata di Cronache Trevigiane che sta per cominciare. A tra poco! Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Nuovo appuntamento di Cronache Trevigiane, siamo a Berlino alla Fruit Logistic, appuntamento consueto per le nostre telecamere e chi non poteva mancare ovviamente i nostri microfoni per darci una visione del mondo ortofrutticolo nazionale e non, se non il ministro Luca Zaia. Buonasera. Grazie davvero ministro per la gentilezza, c'è stata una sorta di riunione conviviale possiamo dire anche, ma con tutto il Veneto ortofrutticolo. Assolutamente. Sì, ma anche avere modo di incontrare poi chi fa grande il Veneto nel mondo. Basti pensare che il comparto dell'ortofrutto è un comparto importante in generale a livello nazionale. Il Veneto è una delle prime regioni d'Italia per produzione e abbiamo un fatturato di circa 3 miliardi di euro e la sola Germania ne importa di questa ortofrutta circa 1,5 miliardi. Per il ministro è stata l'occasione per puntualizzare ancora una volta la questione OGM. Beh, l'agricoltura non guadagna di più, questo ce lo dicono i dati internazionali. Il mondo scientifico è spaccato a metà tra chi considera l'OGM dannoso e chi no, ma dove si vendono gli OGM i poveri si comprano il cibo OGM, i ricchi si comprano il cibo biologico, dove si coltivano OGM si perde l'identità del territorio, la biodiversità, ma soprattutto si consegnano alle multinazionali il grande patrimonio dell'agricoltura che è rappresentato dai semi, quindi dal germe che poi darà vita alla pianta. Il McDonald's è sempre stato per noi un simbolo del globale, un simbolo del mangiare veloce e molte volte magari senza origine. Lei ha avuto un'intuizione molto molto importante. Beh no, io sono convinto di una cosa, questo lo scrivo anche nel mio libro che si intitola Adottiamo la Terra, che uscirà edito da Mondadori i primi di marzo. E uno dei temi è proprio questo, cioè quale sarà il futuro dell'agricoltura. Ma sarà un futuro identitario, perché il consumatore vuole sempre di più origine e certezza di sicurezza alimentare. I mercati avranno questa svolta che ormai si vede evidente identitaria, perché il 10% degli acquisti ormai è avvenuto tramite farmer market. Il biologico cresce del 10%, il tipico dell'8%, significa che è un mercato ormai maturo che non accetta più un cibo senza storia. Se i mercati girano, cioè e stornano verso la produzione identitaria, sarà inevitabile che la multinazionale debba adattarsi a questo, quindi non più un panino anonimo ma un panino con una storia, con prodotti DOP. Bene, ringraziamo il ministro per essere stati con noi in apertura di questa puntata. Ora ci guardiamo questo servizio di Cronache Trevigiane, un po' di immagini di questa Fruit Logistic 2010 le abbiamo viste, ma andiamo tra poco a scoprire cosa ci propone questa fiera molto molto importante. I colori di tendenza per la primavera-estate 2010 saranno il bianco e il nero. Non parliamo di abiti firmati o di scarpe all'ultimo grido, ma dell'ultimo nato in casa storia, 9.5 Cold Wine. Il nuovissimo spumante Brut a base di Prosecco e Chardonnay con soli 9,5 gradi è stato presentato in anteprima in uno speciale Happy Hour al Gioia Lounge del BHR Treviso Hotel. Giorgio Polegato, titolare di Astoria. Continua un po' la filosofia di questi spumanti di eccellenza che ci differenziano per la qualità ma soprattutto anche per il packaging. Qui ne abbiamo la testimonianza, perché questo spumante che ha questa veste nuova, innovativa, questa bottiglia bianca che è l'unica in Italia avere questa caratteristica, e in più avere questa gradazione che permette ai consumatori, a chi piace a bere bene, la possibilità di bere anche un bicchiere in più senza rischiare la patente. Innovazione e qualità, questo il binomio che guida l'azienda trevigiana conosciuta in tutto il mondo per i suoi vini, ma non solo, come ci spiega Paolo Collegato, titolare di Astoria. Il prodotto è innovativo dal punto di vista del packaging, è un'immagine completamente nuova sul panorama vinicolo.
e per affrontare il mondo soprattutto giovanile, il mondo della sera, il mondo dell'aperitivo, il mondo dello spritz. È appunto un'idea nata per creare un qualcosa di nuovo, di innovativo, che rispecchiasse sempre la filosofia storia, perciò qualità e immagine, con un messaggio importante per i giovani, che si può bere bene, in maniera moderata. Questa è la testimonianza, la ciliegina poi sulla torta di questi 20 anni passati stando attenti al mercato, ai consumatori, le tendenze dei consumatori, e credo che qui abbiamo un po' il sunto di tutto quello che rappresenta la storia, qualità e immagine. E proprio parlando di immagine abbiamo chiesto ad Erminia e Laura, le speciali testimonial di 9.5 Cold Wine, cosa pensano di questo nuovissimo spumante ultraleggero. È buono? Sì, molto buono e molto leggero. È un prodotto molto fresco, si sente che non è molto forte e che quindi è adatto a tutti. In attesa di lanciarlo anche all'estero nei mercati tedesco, svedese e statunitense, Astoria si prepara al Vinitaly 2010. La presentazione ufficiale sarà sicuramente al Vinitaly di Verona, dove allestiremo completamente lo stand e faremo degustare il prodotto un po' a tutta la clientela e al pubblico, e lì sarà proprio il lancio ufficiale per la prossima stagione. E c'è già chi apprezza il prodotto e ha deciso di puntare su 9.5 Cold Wine per soddisfare la clientela sempre più attenta ad un bere moderato e di qualità. Gioia Lounge Bar e Astoria Lounge è stato il primo prodotto dei vini Astoria che abbiamo utilizzato negli happy hour. Adesso utilizzeremo sicuramente questo Cold Wine 9.5, in quanto speriamo che la bassa gradazione consenta agli avventori di poterne bere qualche bicchiere in più. Dall'Europa arriva il riconoscimento ad uno dei prodotti agroalimentari del Made in Italy più copiati al mondo. Si tratta della pizza napoletana, che ha ottenuto il riconoscimento UE di specialità tradizionale garantita. Per fregiarsi del titolo di Napoletana STG, secondo quanto dettato dal disciplinare di produzione certificato da Bruxelles, la pizza deve avere un diametro non superiore ai 35 cm, il bordo rialzato fra 1 e 2 cm e nel condimento solo pomodori pelati, mozzarella di bufala campana DOC o la mozzarella STG, aglio, un filo d'olio, sale e foglie fresche di basilico. Dal 1 luglio prossimo i consumatori di tutta Europa potranno invece riconoscere un prodotto biologico grazie ad Eurofoglia, il nuovo logo scelto dai cittadini dell'UE. L'Italia è leader del biologico in Europa, sia per il numero di operatori che per superfici agricole convertite. Il settore ha attraversato indenne la crisi, anzi, i dati degli ultimi anni parlano addirittura di una crescita nei consumi. Dal Ministero alle politiche agricole, grande attenzione anche a tutto il prodotto convenzionale, con la precisa consapevolezza che la sfida ai mercati globali avverrà non sui costi di produzione, non possiamo competere con India o Cina, ma sull'etichetta d'origine, che per il Made in Italy fa la differenza, grazie a 4.500 prodotti tipici, che vuol dire 4.500 comunità locali non imitabili. Intanto, a Fiera Agricola a Verona si è parlato ancora di OGM. Chiara la linea del governo italiano, che si batte contro gli organismi geneticamente modificati. Dove si coltivano OGM, gli agricoltori non guadagnano di più. È stato detto proprio a Verona, aggiungendo che il mondo scientifico ha delle perplessità e comunque non tutti sono convinti che essi siano innocui. Noi difenderemo il valore del seme, lo lasceremo agli agricoltori e non lo consegneremo alle multinazionali. Infine, lanciata dal Ministero alle politiche agricole, un'iniziativa realizzata insieme ad Alitalia, volta a creare un nuovo spazio per la promozione dei prodotti di eccellenza del Made in Italy nel mondo, per aiutare i nostri produttori a penetrare i nuovi segmenti di mercato. Si tratta del progetto Buon Italia prende il volo con i sapori originali italiani, promosso da Buon Italia e ICG, insieme ad Alitalia con il contributo di FederDoc, ICE e dei giovani ristoratori d'Europa per l'ideazione del menù, e patrocinato dal MIPAF.